insieme a voi per fare il riassunto di questa giornata, almeno fino a questo momento. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo con, come spesso succede, notizie sul tempo, sul meteo. Malgrado il consolidarsi dell'alta pressione, persistono sulla Toscana condizioni di locale instabilità pomeridiana con temporali forti, in particolare nelle aree interne del centro-sud. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti, esteso a tutta la regione con validità dalle 12 alle 22 di domani. Inoltre permane ed è prolungato a tutta la giornata di domani il codice giallo per rischio idrogeologico nell'Alto Mugello. I titoli delle principali notizie di questa giornata. Si deve ancora lavorare per rendere Pistoia una vera città di destinazione. Questa è l'opinione di Confesercenti sull'analisi calibrata sul settore turistico del capoluogo. La domanda c'è, mancano i servizi. Ci sono proteste da parte della gente, soprattutto quelli che amano camminare nel verde per l'erba alta sugli argini dell'Ombrone. Il consorzio di bonifica la taglierà fra pochi giorni, ma non perché venga usato come camminamento. Viaggio degli studenti del Fedifermi fino negli Stati Uniti per approfondire le proprie conoscenze in ambito tecnologico e informatico. In 24 hanno visitato il laboratorio della NASA a Pasadena, in California. Oltre 80 bambini hanno partecipato alla prima edizione delle mini Olimpiadi della Scuola per l'Infanzia Rodari di Bottegone, frazione di Pistoia. La divertente competizione si è svolta all'interno della palestra King. Pochi giorni all'inizio delle semifinali playoff di A2, sabato sera la Giorgio Tesi Group andrà a far visita a Cantù. Si giocherà praticamente ogni 2-3 giorni al meglio delle 5 partite. Oggi ha parlato Magro. I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini, sono intervenuti questo pomeriggio in via Camporcioni, nel territorio comunale di Ponte Buggianese, per un incendio di un'autovettura divampata a seguito di un incidente stradale. Il bilancio parla di una persona ferita, presa subito in cura dal personale del 118, trasportata all'ospedale di Pescia in codice giallo, quindi non dovrebbe, facendo debiti scongiuri, essere grave. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze di polizia intervenute. Gli argini dell'Ombrone non sono un camminamento, questo tiene a precisare il consorzio di bonifica Medio Valdarno. Come ogni anno, tra maggio e giugno, molte sono le lamentele dei cittadini in merito allo sfalcio erba sugli argini dell'Ombrone a Pistoia, in particolare nel tratto che va da Gello a Pontelungo, usato da molti cittadini per le loro passeggiate, corsette o semplicemente per liberare dagli spazi domestici gli amici a quattro zampe. Il Consorzio Bonifica Medio Valdarno, da noi interpellato, tiene a ribadire e specificare che gli argini sono opere idrauliche e come tali devono essere manutenute. Senza dimenticare l'importanza della flora, fauna e l'avifauna in quello che è il più importante corso d'acqua della provincia. Gli argini in terra sono opere costituite con la funzione di tenuta dell'acqua e la manutenzione deve avvenire nei tempi e nei modi giusti, e quindi la funzione del consorzio non è quella di mantenimento del verde, ma una manutenzione generale e strutturale. Il taglio dell'erba su tutto il corso del fiume, che avviene due volte l'anno ed è programmato da mesi, è previsto per tutto il mese di giugno. Di contro, il Comune di Pistoia ci ha informati, tramite l'assessore al verde pubblico e assetto idrogeologico Alessio Bartolomei, che il Comune stesso non può intervenire in alcun modo sugli argini. Quindi, amanti del picnic, jogging e passeggiate all'aria aperta, abbiate ancora qualche giorno di pazienza, in modo da poter avere a disposizione questo percorso naturalistico nel pieno del suo splendore. Parliamo di turismo, o meglio, lo fa Confesercenti. Siamo ancora in una fase di transizione, diciamo che la domanda c'è, però manca l'offerta, cioè mancano i servizi, cioè mancano le chiese aperte, le strutture, i musei, diciamo, che abbiano un orario di apertura prolungato. Quindi siamo ancora in una fase in cui bisogna capire che cosa farà Pistoia, cioè se diventerà una destinazione turistica, e ci siamo vicini, però dobbiamo organizzarci e collaborare tutti insieme.
È l'analisi sul settore turistico a Pistoia fatta da Confesercenti alla luce degli incontri avuti con gli operatori di strutture ricettive del territorio, per la maggior parte di case vacanze e B&B. I visitatori di Pistoia sono per la maggior parte delle volte famiglie, spiega l'associazione, provenienti quando arrivano dall'estero da paesi europei come Germania, Olanda, Francia, Belgio, Svizzera. Si tratta di persone che spesso, spostandosi in auto, arrivano anche a soggiornare per una settimana, scegliendo Pistoia come punto d'appoggio per andare alla scoperta di altre città toscane, da Firenze a Pisa sino alla Val d'Orcia. Poi però vanno a visitare magari per mezza giornata anche la città di Pistoia e a quel punto si rendono conto che Pistoia è veramente bella e accogliente e gli piace, ai turisti vedono che c'è tanta tipicità e soprattutto vedono un centro storico vivace e una vita proprio quotidiana che è quello che piace oggi al turista. L'analisi fatta da Confesercenti arriva alla vigilia di una stagione estiva valutata come tra le migliori. Tante strutture sono infatti già al completo sino al mese di ottobre. Strumento per far avvicinare i turisti alla città, proposto da Confesercenti, è quindi una mappa in più lingue, dove attraverso anche a QR code, ad esempio quello del sito Visita Pistoia, le persone possono avvicinarsi meglio alla città, alla sua storia, alle sue tradizioni, ma anche alle sue botteghe storiche e quelle artigianali. È una mappa completa che tutte le strutture ricettive possono dare ai loro ospiti proprio per indirizzarli per una visita completa di Pistoia. Andiamo a Pasadena, in California, al centro NASA, insieme ad alcuni studenti della Fedifermi di Pistoia. Da Pistoia alla NASA è il viaggio fatto da 24 studenti dell'Istituto Fedi Fermi di Pistoia che sono andati in visita al laboratorio NASA di Pasadena in California nell'ambito del progetto STREAM, che ha previsto, tra le altre cose, la costruzione di un modello educativo del rover Mars Perseverance, un robot costruito per muoversi sulle superfici dei pianeti. L'obiettivo finale del progetto era di costruire due robot che sono una replica del Mars Rover Perseverance, così da avere un robot in Italia e un robot appunto in America e con il controllo remoto riuscire a controllare reciprocamente i due robot. Con i materiali che abbiamo trovato a scuola e con gli utensili e le macchine che abbiamo appunto a disposizione nei laboratori abbiamo progettato attraverso un metodo di reverse engineering, quindi prima producendo e poi soltanto dopo arrivando alla progettazione abbiamo costruito il rover. Il progetto STREAM nasce grazie contributo, alla collaborazione con l'ambasciata americana a Roma e poi grazie a un grande impegno e una grande collaborazione fra i vari dipartimenti dell'istituto, perché ha coinvolto il dipartimento di informatica, il dipartimento di elettronica e di meccanica, meccatronica. Personalmente ho avuto la fortuna di accompagnare questi ragazzi a Pasadena, alla NASA e a scuola Sant'Anna. È stata un'esperienza meravigliosa che la fondazione ha accolto con favore anche grazie all'eccellenza di questo istituto. Insieme a tutta la classe nostra abbiamo partecipato al progetto, ma solo in tre abbiamo avuto la fortuna di partecipare anche al viaggio in America che, appunto, parlando a nome di tutti e tre, è stato molto formativo, entusiasmante. Tre giorni in cui siamo andati, nel primo giorno a Pasadena, una località dove c'è lo stabilimento della NASA. Poi da lì siamo passati a vedere il robot, il rover vero e proprio, il Perseverance. Siamo passati poi alla sala di controllo. Non mi è sembrato vero fino a che non sono tornata a casa, e era veramente come vivere un sogno. Si è creato davvero un gruppo molto legato durante l'esperienza, è stato bellissimo. Sarebbe bello, molto bello, diventare ingegnere informatico e quindi lavorare in tutta la parte realizzativa del software e insomma progettazione di sistemi informatici. Ecco. Per quanto riguarda l'esperienza, il viaggio che si è fatto alla NASA mi è piaciuto molto, insomma un giorno magari entrare nei loro laboratori sarebbe davvero bello. La comandante della Compagnia Carabinieri di Pistoia ha visitato nei giorni scorsi il centro di riabilitazione della Fondazione Mike di Pistoia. Piacere, che piacere questa visita, va piacere proprio. Da settembre il maggiore Antonietta Petrone dell'Arma dei Carabinieri si è trasferita in Toscana per ricoprire il ruolo di comandante della Compagnia Carabinieri di Pistoia. Nei giorni scorsi invece la Petrone ha voluto visitare per la prima volta uno dei luoghi simbolo della città, la Fondazione Mike. Accolta dal presidente della Fondazione, nonché direttore di TVL, Luigi Bardelli, il comandante ha avuto modo di conoscere la storia della Mike attraverso i racconti del suo numero uno,
con aneddoti, vicende e ricordi del passato, dai primi passi negli anni 60 sotto la guida di Don Renato Gargini, fino al volontariato estivo, la nuova struttura, le iniziative in città e fuori, ultima la crociera di qualche mese fa. Questi sono stati solo alcuni degli spunti che sono emersi dal colloquio tra il comandante Petrone e il presidente Bardelli, prima di compiere una breve visita tra le stanze della fondazione, in cui il comandante è stato accolto dai ragazzi e gli assistenti sanitari della struttura. Questa l'ha fatta, Salvatore, mi sa. Ah, come? Alla Mike. Sì, Salvatore. Che ora è uscito? Petrone si è poi detta soddisfatta della visita e felice di aver trovato una realtà come la Maic al servizio del territorio, ringraziando per questo medici, assistenti, pazienti e volontari che da anni sono la ruota motrice della fondazione. Il comandante ha poi ammesso che da questa esperienza porterà con sé i sorrisi dei ragazzi e la loro grande voglia di fare per una giornata che lei stessa ha definito speciale in un luogo altrettanto speciale. Insegnare la matematica, attorno a questo tema, docenti da tutta Italia si sono ritrovati a Pistoia. Da quando siamo partiti con i nostri studi, che sogniamo una scuola nuova, comunque una scuola che sia sempre attenta alle difficoltà e si metta sempre in gioco. E l'ambizione tracciata da Carme, il centro di ricerca sull'insegnamento della matematica, nato a Pistoia nel 2021 su iniziativa di Fondazione Caripit ed Uniser, un sogno che passa, come è stato sottolineato al Teatro Bolognino, dagli insegnanti. Sono stati oltre 300 i docenti che sono arrivati per l'occasione a Pistoia da tutto il paese per confrontarsi con esperti e professori universitari. L'evento è stato realizzato con la collaborazione dei dipartimenti di matematica degli Atenei di Firenze e Pisa, attorno ai risultati più significativi della ricerca nella didattica di questa disciplina. Si parte dagli insegnanti per in qualche modo far capire che non è detto che tutti debbano diventare matematici, ma è importante che tutti quelli che finiscono la scuola all'obbligo escano non solo con competenze minime e garantite per tutte le discipline di base, ma soprattutto che quando si sono adulti non si trovino ad aver paura dei numeri. Tra le testimonianze portate, quella di Maria Mellone, docente di matematica all'Università Federico II di Napoli, che ha parlato dell'esperienza sviluppata nel centro campano grazie ad un progetto che individua nella matematica uno strumento di inclusione sociale, portando l'insegnamento fuori dai confini di banchi e classi. Abbiamo progettato delle attività che prevedevano l'utilizzo del corpo, delle mani, ma anche attività a corpo intero, intanto perché riconosciamo il valore e il potenziale che c'è nell'utilizzo del corpo, sia da un punto di vista cognitivo, ma anche da un punto di vista emotivo. L'idea di portarli fuori la scuola, farli muovere, è anche stato per noi un obiettivo di portarli fuori dai loro confini geografici, quindi emanciparli, quindi emanciparci insieme a loro. L'obiettivo della giornata è fare in modo che l'appuntamento pistoiese diventi una tradizione, un momento fisso per i docenti italiani. Per lavorare insieme ad insegnanti, portare agli insegnanti tanti risultati della ricerca e trovare un momento per vederci, dialogare e costruire un nuovo mondo della didattica della matematica insieme. Raduno delle 500 in Piazza Duomo a Pistoia. Sono state oltre 200 le Fiat 500 giunte da tutta Italia per il sesto raduno delle 500 d'epoca, prodotte dal 1957 al 1974, organizzato dal coordinamento di Pistoia Fiat 500 Club Italia. Il raduno ha pacificamente invaso la città, offrendo a tutti i partecipanti di conoscere la città di Pistoia attraverso la sua storia, il paesaggio, le tradizioni, le mostre, le principali attività produttive gastronomiche. Sì, questo è il sesto raduno delle 500 in centro, grandissima manifestazione, amici provenienti da tutta Italia, siamo contenti e dopo che dire, vedere tanti amici, tante persone sorridenti, una bella giornata così, che dire, bellissimo, grazie a tutti e ai partecipanti che sono venuti. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But
E un'altra cosa molto importante è che i nostri raduni sono tutti a scopo benefico. Il ricavato della manifestazione, una parte va alla Mike che ci hanno realizzato dei piccoli oggetti, e l'altra parte va all'associazione L'Incontrario. Quest'anno abbiamo pensato anche all'Avis perché ci sembra giusto fare qualcosa, perché abbiamo tutti bisogno. Parliamo di iniziative prossime per l'estate per quanto riguarda l'Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Camminate sul sentiero del ghiaccio alle Piastre, sabato 27 e domenica 28 maggio saranno gli eventi d'apertura del calendario estivo dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Il programma completo è stato presentato alla sala del Consiglio Comunale a Pistoia alla presenza di amministratori locali e dei vertici dell'Ecomuseo. La proposta è cercare di far vedere, dimostrare ai nostri concittadini, ai tanti pistoiesi ma anche dalle province limitrofe, la ricchezza della montagna pistoiese in termini di poli museali, di itinerari, cercando di valorizzarle attraverso una serie di iniziative. La stagione vera e propria, che comprende laboratori, mostri, eventi, il programma completo è disponibile sul sito internet ecomuseopt.it, sarà quindi dall'11 giugno, quando è in programma l'inaugurazione di una mostra dedicata ai minerali al Palazzo Achilli a Gavinana, dove è anche sede l'Ecomuseo. La chiave di lettura è quella della comunità, quindi un insieme di associazioni che collaborano da tanti anni con l'Ecomuseo e che il cui contributo è un valore aggiunto per l'Ecomuseo stesso. Tante occasioni di visita, per molti credo anche per la prima volta, perché tante persone ancora, pur avendo questa grandissima risorsa paesaggistica, culturale e territoriale a poca distanza da casa, ancora tante persone non la conoscono. Infatti questo sabato 27 maggio il pomeriggio abbiamo organizzato una navetta che porterà i pistoiesi da Piazza San Francesco a visitare uno dei nostri siti, che è appunto l'itinerario del ghiaccio, e li riporterà giù a Pistoia. Quindi sarà sufficiente contattare l'ufficio del numero verde dell'Ecomuseo per avere tutte le informazioni e prenotare la visita. Andiamo a Bottegone, frazione del comune di Pistoia, per le mini Olimpiadi. Oltre 80 bambini hanno partecipato alla prima edizione della mini Olimpiadi della scuola per l'infanzia Rodari di Bottegone. La piccola competizione si è svolta all'interno della palestra dell'istituto comprensivo Martin Luther King. Una mattinata importante per la scuola dell'infanzia di Bottegone, dove in modo molto giocoso iniziano le mini Olimpiadi, quindi uno svago per questi bambini, per un avviamento e la promozione allo sport. L'obiettivo è sensibilizzare i bambini nei confronti dello sport, perché ci si rende conto nelle scuole, soprattutto noi che lavoriamo con i più piccoli, che c'è una ginnastica molto passiva. Purtroppo la tecnologia ha sciupato tanti aspetti. Vogliamo insegnare ai bambini a mettersi in gioco, a saper condividere, socializzare con l'altro e soprattutto imparare a conoscere il proprio corpo. Attraverso questo progetto noi ci siamo anche resi conto di quanto per questi bambini sia anche difficile fare una banalissima capriola, proprio perché non sono abituati. L'obiettivo del progetto sicuramente è sensibilizzare, un po' come ci insegnavano i nostri antenati, no? Mente sana in corpo sano. Oggi purtroppo abbiamo anche abitudini diverse che non ci spingono alla condivisione, siamo abbastanza individualisti anche nei giochi che cerchiamo di fare oggi, quello che è l'attitudine è questa. Quindi abbiamo sensibilizzato i bambini nei confronti delle sport. È un messaggio anche per le famiglie, l'importanza di essere una squadra e della condivisione. Una bellissima manifestazione e sono contento che all'interno delle scuole si inizi a far sport, a fare moto ai ragazzi piccolissimi, dai 3, 4, 5 anni. È propedeutico e inviterà in futuro le famiglie loro a frequentare una disciplina, qualsiasi, l'importante è che facciano sport. Sì, è una grande occasione per noi per mostrare anche il lavoro della scuola dell'infanzia.
dell'infanzia che ci preme molto, e quindi è un'occasione di festa, di divertimento e di espressione per i bambini, no? Delle loro potenzialità e della loro anche gioia di vivere, per cui con tutta la fatica che, insomma, che proviamo in questo momento dell'anno, conclusione di tanti progetti didattici, questa è veramente la vogliamo vivere come una festa, è un riconoscimento per il lavoro di tutti. Brevissima pausa allo sport, poi torniamo a vederci per le ultime notizie.